La prima competenza è sicuramente l'avere un approccio multidisciplinare, quindi cercare di, attraverso il percorso di laurea, i percorsi didattici, di formarsi il più possibile su materie diverse. La seconda skill è sicuramente quella di avere una mentalità il più possibile aperta. Nel mio caso, ad esempio, ho iniziato un percorso triennale in una laurea tecnico-scientifica in informatica, per poi passare a una laurea specialistica in scienze cognitive. Questo sicuramente mi ha dato l'opportunità di utilizzare le competenze tecniche e portarle a uno sviluppo sempre più grande anche in un settore molto diverso, più magari umanistico. La terza skill è sicuramente quella più difficile da insegnare e da imparare, è la capacità relazionale, che è quella che ci permette di essere il più possibile efficaci sia nel mondo didattico, ma anche nel mondo del lavoro e soprattutto nella ricerca, perché saper convincere chi abbiamo di fronte delle nostre capacità è sicuramente il punto focale per una ricerca efficace di una posizione lavorativa.